Grazie maestro Vic, per me è un privilegio poterla intervistare, anche perché io vengo da Recanati, è una terra di lirica, c'è Beniamino Gigli, è nato lì e quindi è una componente molto importante per noi. Io faccio parte dei 100, mi sono infiltrata perché volevo capire un po' come funziona la macchina, come funziona il sistema e come funziona anche uno spettacolo dove ci sono dei valori sociali. Impone una forte riflessione, però volevo chiederle come prima domanda, la scelta dei 100 si rifà anche ai 100 mecenati che hanno voluto costruire lo Sferisterio e quindi è un omaggio anche alla generosità di questi personaggi, oppure è stata una scelta ragionata in un altro modo? No, anzi è stato in tutt'altro modo, è stata un'idea per condividere di più quello che succede dentro il Sferisterio con tutta la città. Diciamo che però l'idea riporta questi 100 cittadini che hanno voluto fortemente costruire. È molto bello questo, è molto bello che viene, è una cosa civica. Sì, esatto. E nel mio mondo ideale la città si capisce attraverso al teatro. È una generosità di allora che si riflette anche nell'oggi, perché questi 100 cittadini sono stati veramente grandissimi nel portare avanti questo progetto. C'è stato un momento in cui è stato difficile, ha visto qualche difficoltà anche per il palco? È tutto difficilissimo, è mai facile. Sì, è stato molto difficile. Anche a plasmare questo materiale umano che... Sì, questo è sì, ma questo è in parte sono abituato, ormai è una cosa che ho sviluppato per parecchi anni, ma il messo insieme di tutto, sì, è stato difficile, poi abbiamo perso le prove per la pioggia, quindi tempo difficile, e la scena è arrivata con problemi, bisogna adattare, essere flessibile sempre. Bisogna pensare molto molto velocemente. Senta, una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che la scena del flauto magico mi ha riportato un po' ai tempi del 68 e infatti quest'anno sono i 50 anni, no? E questa emancipazione che poi purtroppo adesso in questi tempi si è molto irrigidita. E cosa vuole essere questo? Uno stimolo ad Brava. Aver... Sì, no, ho proprio un nostalgia per gli anni 70, personalmente, è vero, è una speranza per un movimento forte contro le forze che stanno distruggendo noi. Ovviamente la mia ansia è soprattutto per una nuova generazione di apatia, forse soprattutto di quello e di troppa autoprotezione, che credono che si può in qualche maniera immunizzarci dal mondo, dai problemi del mondo, dalle cose che non ci piacciono, che è tutto sicuro, tutto protetto, tutto quello. È questo che lotto un po' contro quello. Infatti il mio teatro è molto sporco, no? Cioè è molto, c'è casino, cioè non è tutto netto, non è tutto sotto controllo neanche, c'è spazio per tutto, c'è, no? Cioè è un mondo in cui si la torta cade al pavimento, lo prendo di nuovo e mangiarlo e non buttarlo via. Una cosa che mi ha veramente colpito quando la prima volta ha incontrato noi 100 in palestra e ha raccontato il suo flauto magico, ha parlato del mondo dell'arte come un mondo troppo autoreferenziale, che pensa a se stesso e non si cura di quello che succede fuori. Lei come vive questo conflitto, questo essere in frontiera continuamente? Ma non è un conflitto per niente, non è un conflitto, è un sintesi, è tutto... Per me l'arte è la mia vita, è la vita, lo capisco attraverso la mia arte, quindi non sono per niente separati, non è per niente divertimento, ma un spazio in cui trovo me stesso e di capire meglio il mondo in cui vivo. Nella scenografia ci sono due sezioni di emarginati, diciamo gli accampamenti.
Emarginati, ottimo, ottimo parola. Grazie. Per me questo si è trattato anche non di uno studio, di un'esperienza antropologica. Franco La Cecla ha scritto un saggio, Il Malinteso, e dice che anche in queste zone emarginate, lui li chiama ghetti, le persone recitano un ruolo per differenziarsi dagli altri, e il malinteso, il fraintendimento diventa un linguaggio comune. Cioè, un linguaggio comune, è quello. È quello. Lei ha scritto che il teatro è finzione e tutti hanno un ruolo che recitano. So, no? Che sai, ma al campamento a Calais che c'era per un anno, c'era anche un teatro. Quindi la finzione diventa un modo per comunicare, basta vedere la politica, tra l'altro. Quindi Flauto Magico ha questo potere di far riflettere sul contemporaneo, e siccome ho letto in una sua dichiarazione che l'opera deve riflettere il mondo dell'oggi, che idea ha del suo lavoro futuro? Ha una visione di come sarà? Continuo su questa strada, ho progetti sempre di più di coinvolgimento e vado avanti, insomma. Il mondo ha così tanti problemi, non potremmo mettere la testa nella sabbia, no? Bisogna, per forza, bisogna affrontarlo. Ho detto che la musica non può salvare il mondo. Sono molto privilegiato, mi sono dato una voce, no? Sono dato tanto, i mezzi, devo dire qualcosa. Non posso buttare via tutta quell'energia, tutto quel soldi, tutte quelle persone, l'opportunità per dire niente. Sarebbe irresponsabile. Che ricordo porterà dei 100 personaggi che ha voluto fortemente sul palco, e di Macerata anche? Di Macerata sicuramente la crema fritta, sarà la cosa che non dimenticherò mai, dei cittadini, tanti momenti belli. Però probabilmente alla fine la danza, alla fine del spettacolo. La che sto vedendo tutte quelle facce insieme, facendo, sorridendo, concentrando, tutto uniti. Ecco, infatti l'unione, tutti uniti, è l'unione. Ecco. Io mi occupo di arte visiva. Ha un artista che è più legato, che le piace? L'artista che mi piace di più è Piero della Francesca. Oh, grande. Grazie maestro. Posso? Grazie mille. Okay.